A Napoli, nel 1799, mentre le truppe di Ferdinando di Borbone sono impegnate contro l'esercito francese, un gruppo di ardimentosi cospira per abbattere la monarchia. Fra i rivoluzionari, che erano detti giacobini perché si ispiravano agli ideali della rivoluzione francese, c'erano la giornalista Eleonora de Fonseca Pimentel, l'avvocato Ferdinando Ferri, il medico Domenico Cirillo, il giurista Mario Pagano e numerosi altri, poeti, scrittori, religiosi. Ferri, inseguito dalle guardie borboniche, si rifugia nell'appartamento di Luisa Sanfelice, moglie di un dissoluto gentiluomo borbonico, il cavaliere Andrea Sanfelice. Luisa, della quale è teneramente innamorato il banchiere Gerardo Bacher, è costretta a forza ad ospitare per breve tempo Ferri. A corte si dà un ricevimento. Oltre al re e alla regina Maria Carolina, vi partecipano fra gli altri l'ammiraglio Orazio Nelson, che a capo della flotta inglese appoggia i Borboni, Lady Hamilton e Gerardo Bacher. Qui Luisa incontra di nuovo Ferri, che si è recato al ricevimento travestito da cameriere per uccidere Nelson. Il tentativo non riesce e Ferri, nella fuga, viene ferito da Andrea Sanfelice. Ferri si rifugia nella casa del medico giacobino Domenico Cirillo. Intanto Andrea Sanfelice, partito per la guerra contro i francesi, viene ucciso dai suoi stessi soldati, capeggiati da Michele Opazzo e da Pagliuchella. Prima di venire ucciso, Andrea Sanfelice consegna a Michele il suo anello perché venga restituito a Luisa. Ancora una volta, per un seguito di circostanze, Luisa, aiutata dalla fedele Mariuccia, che da cameriera ne è diventata la confidente, è costretta ad ospitare Ferri, del quale comincia a sentirsi presa. Poco dopo, un inviato della regina annuncia a Luisa la tragica fine del marito, facendone ricadere la responsabilità sui giacobini. Ferri allora comprende che non può più restare oltre nella casa di Luisa e si allontana da lei. Son venuto sotto sta murata. Son venuto con un grosso sdegno. Fermari l'orgia mia, non chiù suonare. Fammi una carità, ferma un'ora, un'ora sola. E sona e va la diana dell'amore e ferma nessuna canto l'immeia passione, ma mentre io così a nenna steva di a me passai lo sdegno e me venete amore. Sono io, Luisa Sanfelice. Aprite.
Io non sapevo. Non immaginavo. Luisa. Luisa, che c'è, cara? Il palazzo è sorvegliato dalla polizia. Certamente cercano voi. Eccoli, stanno attraversando la strada. Non possiamo più fuggire. Sarà meglio affrontarli, ci difenderemo. No, no, cercano me. Se io scendo e mi faccio arrestare, probabilmente a voi non faranno niente. No, il vostro gesto sarebbe inutile. Alla nostra causa siete più utile e libero. Voi e Domenico Cirillo dovete salvarvi. Contro di noi non hanno prove. Ci dovranno rilasciare. Bisogna pensare a voi due. No. No, donna Leonora, no. Mi dispiace, ma... Io sono entrata perché credevo che voi foste sola, ma... Casa mia, no. Non posso. Non voglio. Capite? Capite? Ha ragione. Non possiamo chiederle questo. Non abbiamo il diritto di comprometterla. Dottore, venite. Saliamo ai piani superiori. Non verranno là. Ma vostro marito non l'ho ucciso io, né i francesi né i giacobini. I suoi stessi soldati l'hanno ucciso. Per questo avrei potuto accettare il vostro aiuto. Comunque vi sono sempre riconoscente per quello che avete fatto per me. Ma che succede, donna Luisa? In nome del re Dio guardi, Arabia si non sfondata la porta. Voglio sfondare la porta! I primi tre in cella. Svelti. Perquisite. Declinate i vostri nomi. Ettore Carafa, Duca. Avvocato Francesco Conforti. Avvocato Antonio Mancini. Avvocato Vincenzo Russo. Principe Ferdinando Pignatelli. Sono una donna. E avete la mia parola che non nascondo né armi né carte segrete. Umiliate noi uomini se avete bisogno di offendere e umiliare dei liberi cittadini. Ma una donna ha il diritto al rispetto. Pure da parte vostra. Se non tieni la bocca chiusa, io ti faccio calare in un pozzo dove potrai ricevere i tuoi amici come nel salotto del tuo palazzo. Come hai detto che ti chiami? Ferdinando Pignatelli. Oggi sì. Ma questo fosse parente al generale Principe Pignatelli, l'amico del re. Oh, non do, ca un munno va tutto sotto sopra. O generale Is, so cugini carnali. Non abbiate timore. Non ho nulla a che fare io con mio cugino il generale. Non interverrà in mio favore. Ah. Scusate, non mi capita spesso l'onore di mettere le mani addosso a una nobil donna per motivi del mio ufficio. Agici, allora anche questi sono giacobbi, è vero, nemici del re e del popolo, ma in effetti che hanno fatto? Tenevano le case tutte piene di libri francesi e parlavano pure francese. Io posso dirvi solamente questo, Onandò, questa gente si è scucciata di campare bene, niente meno vonna a Repubblica. Che c'è fatto? A Repubblica? Gesù, Gesù. E come voi siete nobili e volete la Repubblica? E che sono così pazzi? Io metto uno straccione, un morto di fame che vuole la Repubblica, ma voi no.
Voi avete palazzi, avete case di campagna, carrozze, cavallo. E non vi basta. Volete la Repubblica. Ma sapete dove sarà proclamata la vostra Repubblica? In Piazza Mercato, dove i vostri corpi e le vostre lingue penderanno. Con speciale non si scherza. Vogliate scusarmi, principe, ma voi vi strappate dalle mani gli schiaffi. E allora, mi chiamate? Eleonora de Fonseca Pimentel. Orlando, questa scrive anche poesie. Ah, benissimo. E allora, in cella insieme agli altri. Allora. Un momento, voi restate qui. Per l'ultima volta, volete dirmi dove si nasconde l'avvocato Ferri? Parlate e vi facciamo accompagnare questa notte stessa nella vostra casa. Eh? O carcere brutto, ci stanno certe scimmici che dissanguerebbero un bue. Sulle vostre carni di signora così delicate, figuriamoci. Allora, bella signora... Vi ho già detto una volta, e ve lo ripeto, non vedo l'avvocato Ferri da 3 anni. A sua eccellenza speciale, invece, risulta positivamente che questo maledetto Giacobino è arrivato da Parigi. Parigi di Francia? Parigi di Francia. Dunque, è certo che voi l'avete visto e sapete dove si nasconde. Ma voi, scusate, siete pagato per scoprire dove si nascondono i Giacobini, no? E allora cercateli da solo. Orlando, vi prego, pensateci voi. La signora con me fa la delicata. Ma sì, vi potete fidare. La signora è in buone mani. Spaventose. I francesi. Francesi? Beh, che cosa è successo? I francesi, papà. Championnet ha vinto. Ma se le notizie di ieri erano così belle. Tu con chi hai parlato? Sei stato dai soliti amici? Ma sì, papà, sono notizie sicure. Si dice che il re sta tornando a Napoli. A Napoli? Sì, a Napoli. È stato un rovescio spaventoso. Oh. Ma com'è possibile che 50.000 soldati borbonici si vanno a battere 10.000 francesi? Papà, sentite qua. Che? È una lettera del figlio dell'avvocato Cuomo, che è ufficiale della Guardia del Re. Siete, sì. Quando l'esercito arrivò a Roma, era in una disperata condizione. Le armi arrugginite, non c'erano stivali, le artiglierie erano disperse, i carri del reggimento erano lontani 5 giorni di marcia. Il re, tratto in errore dal generale Mack, il 7 dicembre dovette fuggire da Roma per evitare di essere preso. 2 giorni dopo, i francesi ci attaccarono con grande violenza e una dopo l'altra le nostre divisioni si sfasciarono. Hai capito? Per me, la causa prima di questa disfatta è stata l'ignoranza, l'incapacità e perfino il tradimento dei nostri ufficiali superiori, tutti scelti personalmente da Mack e quasi tutti stranieri. Le truppe sospettano giustamente di essere state tradite. C'è poco da meravigliarsi, quindi, che i soldati chiamano Giacobini i loro ufficiali. Avvisate gli amici e Dio non voglia o paura che si debbano preparare al peggio. Vi penso sempre, eccetera, eccetera. E mo' il risultato è che i napoletani scappano e i francesi avanzano. Per fortuna, a Napoli nessuno sa ancora niente. Ma il re, la flotta inglese con l'ammiraglio Nelson, faranno qualcosa? Faranno? Certamente. Partiranno per la Sicilia. Non aspetteranno i francesi a Napoli, questo è sicuro. Qua resteremo soltanto noi ad accoglierli come si meritano. Prima di tutto bisogna mettere la roba in salvo. L'oro lo sotterreremo a Portici, il resto lo lasceremo qui, per non destare troppo allarme. Prima dobbiamo andare insieme alla gendarmeria. Ho saputo che distribuiscono i fucili ai lazzari. Vogliono organizzare la guerra dentro la città, hai capito? Generi, non curimme troppo. Prima di mettere i fucili in mano a certa gente, dobbiamo vedere i francesi alle porte di Napoli, a Capodimonte. Perché se poi i francesi non arrivano, i lazzari sparano contro di noi con i fucili che abbiamo pagato noi.
Mi sono spiegato. Sì, entrambi. Se l'esercito fosse stato formato tutto da Lazzari, e non 60.000, ma solo 10.000 come i francesi. Ma questo rigenerale Championnet sarebbe in Francia. I Lazzari odiano giacobini e francesi. Per questo ti dico che è meglio rischiare. Io, Championnet, a capo di mondo, non lo voglio fare. E va buono. Andiamo alla gendarmeria. No, 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 papà, voi restate. Si chiude. Chiudete, chiudete. Ma che è successo? Non c'era. Ma sta succedendo, non è stesso. Ma per fuori dei turni. Non tengo più soldi, non cerco più peggio. Ho capito. Domani, domani. Non vai più per là. Ma come ti l'hai? Te l'hai tuo signor padre. Non c'era. Questo manifesto deve essere attaccato anche in questo bando. Che cos'è? Però di sua maestà. Dio guarda. Miei amatissimi sudditi e figli, i francesi minacciano il nostro regno. Sono con poderoso esercito a sterminarli, ma frattanto si armino i popoli, soccorrano la religione, difendano il re e padre che cimenta la vita, pronto a sacrificarla per conservare ai suoi sudditi gli altari. La roba, l'onore delle donne, il viver libero. Chiunque fuggisse dalla delle bandiere andrebbe punito come l'intende a noi, alla Chiesa e allo Stato. Vostro re e padre Ferdinando. Vieni giù, vieni giù. Agli ordini, maestà. Vieni con me. Sì. Vai presto. Uno, due. Spogliati! Io? Sì, tu, spogliati! Levati il calzone! Io? Fa un prezzo che ti ha pigliato una parata! No, subito, maestro! Eccomi qua! Caeta, fa un prezzo! Sprigo, sei francese! Sì, maestro! Ah, via, via! Che fai lì? Fai via! Fai via! Maestà, sbrigatevi, viene gente. Vabbè, vabbè, dai là, arriva poi le orecchie e capisce questa cosa importante che ti venga a dire. Gaetano, da questo momento sino a quando saremo a Napoli, anzi dentro Palazzo Reale di Napoli, sì, tu sei il re. Il re. E io sono il cocchiere. E non mi hai chiamato maestà, hai capito? Sì, maestà. Sì. Che maestà è maestà? Tu sei il re, io sono Gaetano il cocchiere, hai capito? E mi ci devo abituare, maestà. Tu t'hai abituato, non mi chiama maestà. E con Maggiari? Gaetano. Gaetano, tu vieni che fate insieme, no, ma mi tocca supportare. È tutto perché il liettatore lo generale manca. Allora... Maestà, come mi chiamo io? Gaetano. Bravo. E tu chi sei? Orre. Bravo. Orre. E io sono il vostro cocchiere, servo fedelissimo e umilissimo. Gaetano, se incontriamo i francesi, il re sono sempre io. Eh sì, maestà. Tu sei re solamente se incontriamo i francesi. Chi le macchinano? E che vai trovare? Una sorta meglio di un re, no? Prego, dopo di voi, maestro. Se sbagli, maestà, ti faccio tagliare la testa. Se sbaglio mi fa tagliare la testa lui. Se non sbaglio me la tagliano i francesi. Che ancora non ho capito se è meglio fare il cocchiere o maestà. Maestà, maestà, via, via, tutto. Ah.
Maestà, svegliatevi. Che c'è, i francesi? No, maestà, state tranquillo. Sono Michele Pezzo. Mi chiamano Fra Diavolo. Servo devoto del re e nemico dei francesi. Vorrei inchinarmi rispettosamente davanti a Sua Maestà. Sua Maestà riposava, ma ora si sarà svegliato. Seguitemi. Maestà, c'è Fra Diavolo. Un brigante. È un vostro suddito fedelissimo. Maestà, non sono ubrigante. Io amo la giustizia alla pari del mio re. E i miei nemici, dopo quelli del paese costerminato, mo sono i francesi. Dove sono i francesi? Questo vi volevo dire. Avete un cocchiere che meriterebbe di essere buttato giù dalla cassetta. E perché? Ha sbagliato strada. Perché da questa parte si va a Napoli. E i francesi stanno dall'altra parte, a Frosinone. Capitano, rispondete voi! Caro Don Michele, voi avete una vostra concezione della guerra ed è giusta, ma un re ha anche obblighi diplomatici oltre al campo di battaglia. Il cocchiere, che è certamente il più bravo cocchiere di tutto il regno, non ha sbagliato strada. Perché Sua Maestà torna a Napoli, perché è vero che a Frosinone ci stanno i francesi, ma a Napoli ci stanno gli inglesi. Sì, sì, avete ragione, sono tutti una massa di ladri, eh? Oh, mica, chi ha detto che voi siete un brigante? Voi siete un gentiluomo! Don Michele, noi dobbiamo arrivare al più presto a Napoli e non vogliamo incontrare i francesi. Voi dovete proteggerci la strada. Maestà, io non solo vi proteggerò le spalle, ma aizzerò le popolazioni contro i francesi e i giacobini. Don Michele, voi siete la perla dei galantuomini. Sollevate, sollevate! Maestà, per sollevare mi serve un ordine scritto con vostra riverita firma in cui si dice che Michele Pezza e tutto quanto chiamano Fra Diavolo, per vostro ordine e volontà, combatta contro i francesi e i giacobini alla testa delle popolazioni. E tutto quanto devono obbedirmi. Oh, Michele, tu che te mi sei in gala? Tu con un ordine firmato dal re, tu ti rubi tutto il regno delle tue Sicilie. Maestà, e se io volessi rubare a mio piacimento, chiederei il permesso a vostra maestà. Già. Ma senza l'ordine del re, tu sei un brigante. Con l'ordine del re, tu diventi un galantuomo rispettabile qualunque porcheria fai. Maestà, parliamoci chiaro. Se voi volete combattere i francesi coi vostri soldati, ecco qua, vi troverete con quei maledetti francesi alle spalle. Solo il popolo può combatterli e cacciarli via. Mica tu il popolo quando lo spogli? Prima o dopo? Prima e dopo. E tanto se non lo faccio io ci pensano i francesi. Oppure voi, maestà. Michele, mi piace la tua sincerità. Gaetano, che dici, lo firmiamo o no questo proclama a Don Michele? Maestà, io penso che è meglio che lo firmate. Perché qua se aspettiamo che il generale Mac firma i francesi, è meglio che ce ne scappiamo in Sicilia. E a penna rossa. È tutto lì, nella cassetta. Ah, no. Te, Michele, te, che ammazza più francesi che puoi e non ti scordare i giacobini. Maestà, quelli prima dei francesi. Maestà, partimmo? Andiamo in gemma, Gaetano. Capitano, su.
Michè, ti raccomando. Non vi preoccupate, maestà, ci penso io. Vi porterò un saluto particolare per i Giacobini, eh? Uè, amici, ma che da? Va giù! Viva il re! Viva il re! Signora. Signora. Che c'è? C'è Don Gerardo Bacher. Vuole parlarvi. A quest'ora? È molto urgente. Digli che vengo subito. Ora viene subito. D'Angela, che succede? Perché a quest'ora? Vi chiedo scusa, donna Luisa, ma dovevo vedervi stasera. Domani parto per affari e quello che vi devo dire è grave. Anche se non riguarda direttamente voi, riguarda tutti noi. I francesi? Sì. Championnet avanza, ma l'esercito borbonico si prepara a resistere a Sparanese. Ma allora? Allora? Allora la prudenza non è mai troppa. Dovete prendere le vostre precauzioni. Io vi consiglio di lasciare Napoli. Se poi a Sparanese le cose andranno bene, tornerete. Ma Don Gerardo, voi sapete che io non ho dove andare. I nostri possedimenti o sono più su di Sparanese o in mano vostra. Sia pure temporaneamente. Sono venuto a portarvi le chiavi della masseria di Nocera. I francesi, prima di occupare Nocera, dovrebbero prendere Napoli. Lì potete stare sicura. Eccole, tenete. Domattina una carrozza verrà a prendervi. Insieme a vostra madre, se volete. No, Don Gerardo, vi ringrazio. Voi siete veramente troppo gentili, ma mi imbarazzate. Perché io sento che la vostra premura non è disinteressata. Don Gerardo, non vi fate illusioni. Donna Luisa, io non faccio nessun calcolo. Mi preoccupo per voi perché... perché non ne posso fare a meno. Ma intendiamoci, io non vi chiedo nulla. Anzi, vi stimo anche per quello che mi avete detto. Però vi ripeto, è consigliabile aspettare gli eventi lontana da Napoli. No. No, no, non posso accettare. Voi siete veramente molto buono. Ma io non ho nulla da temere. Vostro marito era un ufficiale borbonico e voi siete una dama di corte. Non vi pare troppo azzardato? A meno che... a meno che non aspettate, come la vostra vicina di casa, i francesi. Una donna Eleonora de Fonseca è finita in carcere. E non è detto che i francesi arrivino in tempo per salvarla. Che volete dire, Don Gerard? Nulla. Ma sapete come si dice? Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. La verità è che io pratico più voi. Che la signora De Fonseca. E sarebbe meglio per me che io non praticassi più né lei né voi. No, non mi comodate. Non chiamate la cameriera. Conosco la strada. Me ne vado da solo. Buonanotte e buone cose, donna Luisa.
sono io, faccia di fesso, hai capito? Maestà! Arrestatelo! Buttatelo in mezzo ai Giacobini! Vestito da re? Ma no, da Lazzaro! Arrestatelo! Arrestatelo, portatelo via! Maestà! 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 Maestà, perdonate. Che succede? Maestà, partiamo. E dove andiamo? Maestà, a Palermo. E chi parte? Sua maestà la regina e voi. E chi ha dato l'ordine? Sua maestà la regina. Beh? Maestà, bentornato. Grazie, ben trovato. E la regina sta bene? Bene, grazie. Maestà, c'è l'ammiraglio Caracciolo che vi aspetta nel vostro studio da stamattina. Da stamattina hai detto? Sì, maestà. E l'ammiraglio Caracciolo come faceva a sapere che io tornavo proprio oggi? Maestà, l'ammiraglio ha avuto sempre una bella immaginazione. Senti, accompagnalo nella mia camera da letto. Ma fai in modo che la regina non lo veda. Sì, maestà. Ah, e così pure, se per caso incontra la regina, non ci dice che hai mai visto nessuno da cocchiere, sai che le austriache certe cose non ne capisci. Qui, Cicci. Sì, maestro. E che stai facendo? Sto preparando le valigie. Vieni a casa, leva il vestibolo. Subito. Senti, esci fuori e quando non è Caracciolo sono poco più, va, va. La fatta sì subito, hai capito? Va bene. Aspetta, lo che ci dirà male. Che ci pareggia? Esci fuori, esci, va a pigliare Caracciolo. Va bene. Porto. Avanti. Che c'è di nuovo? Maestà. Mi scuserete se vi ricevo in mutande, ma il tempo stringe. Maestà, sono venuto a parlarvi di voi e del regno vostro. Ho capito. Anche voi volete darmi dei consigli, eh? Se vostra maestà si degna di consultarmi, sarò orgoglioso di mettere a sua disposizione tutta la mia esperienza militare. Avanti! Poi, Gigi, si è accorciato? Messo. Sta fuori, aspetta, affretta. Caracciolo, quello che dovete dirvi lo potete dire davanti a un testimone? Davanti a tutto il mondo, maestà. Vada da sé. Bene, maestà. Si tratta di un amico, anzi più che un amico, è un alleato, è Nelson. Naturalmente le presentazioni sono inutili, immagino che vi conosciate. Conosco l'ammiraglio dal tempo dell'assedio di Tolone, maestà. Io invece, signore, ho l'onore di conoscervi da molto più tempo. Precisamente dal giorno in cui sulle coste canadesi combatteste con un brick contro 4 fregate francesi e riusciste a sfuggire. Milord, l'ammiraglio Caracciolo viene ad offrirmi i suoi consigli sulla situazione che voi già conoscete. Sì, Milord, come non dubito affatto, è un sincero amico del regno, sarà d'accordo almeno sui principi generali. Maestà, fin da ieri sera si è sparsa la voce in città che voi
disperando di difendere Napoli, avreste deciso di ritirarvi in Sicilia. Ma sì, io ieri scappavo verso Napoli. Io non ho ancora deciso nulla, per ora partono mia moglie e le argenterie. Parta pure la regina. Le donne in momenti come questi devono allontanarsi dal pericolo, ma gli uomini, i soldati come noi, debbono affrontarlo. Qui è in gioco l'onore del regno, maestà. Il mio parere, maestà, è uguale a quello della regina. Vale a dire che io vedrò con gioia vostra maestà cercare in Sicilia un rifugio sicuro che Napoli non può più offrire. Io rido perché vi sembrate due giudici che devono stabilire se la mia testa deve rimanere sul mio collo oppure deve essere gettata in una cesta. Permettete, maestà, che le questioni dell'onore militare e della convenienza politica vengano discusse fra noi, napoletani. E che interesse avrebbe la Gran Bretagna nel vedere il re abbandonare Napoli? Più grande si fa il pericolo, più grande si chiederà la ricompensa. Sappiamo che l'Inghilterra vuole Malta, milord. L'Inghilterra l'ha già avuta Malta, signore. Il re gliel'ha promessa personalmente. Ma sì, sono quattro pietre senza valore. Maestà, io vi supplico di non ascoltare più i consigli degli stranieri che mettono il vostro trono a due dita dall'abisso. Lord Acton, il primo ministro, è straniero. Sir Hamilton è straniero. Infine, anche Lord Nelson non è napoletano. Come volete che essi possano giudicare giustamente del nostro onore? È vero, signore. Siamo stranieri. Ma sappiamo bene apprezzare la viltà napoletana. Ed è per questo che dopo quanto è avvenuto nella battaglia di Civita Castellana, io dico, maestà, voi non potete più aver fiducia negli uomini che vi hanno abbandonato, sia per paura, sia per tradimento. Ma caro Caracciolo, anche il cardinale Ruffo mi sta facendo una capa tanto con gli stessi vostri consigli. E due dicono di restare e due dicono di partire. Ma che pasticcio! Spero che vostra maestà non voglia affidare il suo esercito al cardinale Ruffo. Fare la guerra non è come cantare il Te Deum. Per conto mio sono pronto a mettermi agli ordini del cardinale. Milord, voi in Inghilterra non ne tenete di cardinali. E perciò certe cose non le potete sapere. Però, o cardinale Richelieu, a guerra, a sapeva fa. Se gli ammiragli napoletani sono disposti a obbedire agli ordini di un prete, un ammiraglio inglese obbedisce solo agli ordini del governo di Sua Maestà Britannica. Permettete, maestà, che mi ritiri? Milord, fra un generale austriaco o un ammiraglio inglese e un prete calabrese, io credo che per ogni napoletano non vi possono essere dubbi sulla scelta. Cicillo! Accompagno l'ammiraglio. Bravo, bravo, hai fatto proprio bene! Gliel'hai cantate, così impara. Allora, vostra maestà ha deciso di non partire più. Ma cosa pensi? Che sia facile lasciare le proprie abitudini, le proprie comodità? Figurati che io sono anche contrario a cambiare letto. Ci batteremo! Ci batteremo! E a sti francesi facimmo nuove, a tutte le giacobine, zac, e tagliamo a capo. Vai, Caracciolo, vai tranquillo, va. Ciao. Ciao.
Avanti. C'è l'avvocato Ferri, un'altra volta. Ma è vestito bene, pulito. E poi è entrato per l'ingresso principale. Io ho sentito bussare, sono andata ad aprire, chi mi trovo davanti? Lui. Ah, Gesù, Giuseppe Maria, dico io. E intanto lui si è infilato in casa e adesso vuole vedervi un'altra volta. Dirgli che non ho tempo, che sono in procinto di partire e che gli auguro buona permanenza a Napoli. Grazie. Ma vi auguro anch'io buona permanenza a Napoli, perché vi sconsiglio di partire. Ma come vi permettete? Uscite. È questa la nuova moda di entrare dei giacobini? Vi sbagliate. Sono ancora un fuggiasco che questa volta ha osato entrare dalla porta principale. Per me è indispensabile rimanere qui a Napoli. Ma anche per voi, donna Luisa. I nostri destini, gli ideali sono diversi. Ma tutte e due siamo costrette a rimanere qui, a Napoli, nascosti. La città ha in mano i Lazzari. E i Lazzari sono contro i Borboni che fuggono e contro i Giacobini che restano. Ad aspettare i francesi. Sapete cosa vi dico? Che i Lazzari sono meglio dei francesi. Sì, sì, anch'io preferisco i Lazzari e i Borboni che fuggono. Avanti, avanti, continuate. Adesso siete dalla parte dei vincitori. Sono dalla parte vostra, Luisa. I Lazzari sono contro di voi e contro di me. Possono massacrare voi ed impiccare me. Nascondetevi, donna Luisa, ed aspettate che torni la normalità. La normalità. La normalità per voi è la rivoluzione. No, no, no. La normalità significa strappare la città ai Lazzari. Emanare leggi giuste, moderne, uguali per tutti. E voi non avrete più niente da temere, ve lo garantisco io. È una garanzia che io non posso accettare. E voi ne conoscete la ragione. È in nome della gratitudine per quello che avete fatto per me che io vi scongiuro. Non lasciate Napoli. Nessun luogo forse più sicuro. Altrove dove non sono i francesi imperversano i briganti. I Borboni hanno trasferito tutti i loro poteri in mano a banditi come fra diavolo. Io debbo andarmene. Debbo andarmene lontano da Napoli. Lontano da voi. Mi imbarco su una nave di Nelson. Allora fuggite con il re. Ve ne supplico. Lasciatemi sola. Non curatevi di me. Come volete. Quando partite? Da che molo? Mi hanno ordinato di non dirlo. È un segreto. Capisco. Il popolo non deve sapere che il re fugge. Passerò domani mattina con la speranza di trovarvi ancora. Maestà.
superiori ragioni di Stato mi impediscono di restare qua. Caracciolo, io so quello che faccio. Vado a Palermo per garantire la continuità dello Stato. Almeno, maestà, permettete alla Marina Napoletana, alle navi che battono bandiera del regno, di avere l'onore di portare vostra maestà fino a Palermo. Io viaggio sempre con i miei bagagli e il mio seguito. E l'uno e l'altro sono già a bordo della nave ammiraglio inglese di Nelson. Caracciolo, facciamo così. Voi ci scortate. E poi quando torniamo a Napoli verremo sulla vostra nave. Cara, lasciate fa a me. Casa gente sa che noi partiamo, ci acchiappano e ci buttano nel Vesuvio tutti quanti, compreso voi. Io non corro questo pericolo, maestà, perché io resto a Napoli. Se restate per combattere contro i francesi, avete la mia benedizione. Ma diversamente, attenta a capo, che capo e sti tempi cadono come a mele fracide. Maestà, maestà, manca la contessa San Felice. E a noi che ci importa, peggio peso. E poi a me vedo, mi fanno impressione. Ma allora non l'aspettiamo, maestà? No. E che? Noi per aspettare donna Luisa, qua. Arriva che l'offendente è il generale Championet. Qui, pizzeria, vattene, va. Lei, oui. Ma sul generale francese, la guerra la sa fa, eh? Speriamo di arrivare in tempo, altrimenti che facciamo? State calma, donna Luisa. Ecco, ci siamo ormai. Presto, presto. Don Cicci, ci pensate voi ai bagagli? Va bene, signorina. Scusate, signore, sapete dirmi dove è ancorata la Bangal che batte bandiera inglese? Vedete laggiù, che sta levando l'ancora. Non disperatevi, signore. Tanto non avreste potuto imbarcarvi sulla Vanguard. Era troppo piena di bagagli e di disertori perché vi potesse essere un posto per una gentildonna. Sapete dirmi dove è attraccata la flotta napoletana? È laggiù, in fondo alla banchina. Ma vi posso assicurare che essa non si dirigerà verso Palermo, almeno per il momento. La flotta napoletana non fugge. Se parte, parte in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti. Grazie. Almeno resta ancora qualcuno. A Napoli. Donna Luisa, ma non vi amareggiate. Se vede che il destino non ha voluto. Ho voglia di piangere.
È come se fosse su una nave che si allontana per sempre da Napoli. Invece sto qua. Ma sento che se ne va tutta la mia vita. Il mio mondo. E ho paura. Oh, ve voglio bene, non ghiagnite. Si ghiagna quando si parte. E voi restate con noi. Tu non capisci, Maria. È come se stessi partendo. E non so dove arriverò. Dove mi fermerò. Donna Luì. Io non ve so ci rispondere. Voi le cose le sapete dire. Io no. Ma ha già capito la vostra pena. Voi volete dire che la vostra vita sta cambiando. Ma state tranquilli. Qualunque cosa accada, io non vi lascerò mai. Morto, ma noi che ce ne importa? Era un giacobino e se l'è meritato. Sta marita a chiesa. Vatti a confessare che sei stato tu prima. Sì, sì, ma sta tutti e tre, sì. Ehi, prega per l'anima tua che lei non è partita, perché se è partito, comandano loro, i giacobini. Marita a chiesa sta musico. Ci deve essere un'altra uscita dalla sacrestia. Thank you.
Grazie.